anche avere un contatto fisico, però venite più vicini, perché davvero questo non vuole essere, il tavolo è casuale, nel senso che se avessimo potuto avremmo fatto una tavola rotonda, ma era ingestibile in questo momento, quindi venite vicini, perché qua siete voi che fate la partecipazione. Allora, chi siamo al tavolo? Ve lo diciamo. Allora, Gianni Dominici, direttore di Forum PA, ha scritto il paper che probabilmente avete letto, se no qua ci sono delle copie. Questo è uno spunto, quindi uno spunto da criticare, lodare, demolire, sostenere, perché è un punto di partenza. Ovviamente è meglio se andiamo in senso costruttivo, come ho detto stamattina, che distruttivo, però è proprio uno spunto per parlare insieme e avere i vostri contributi. Alla fine di questo andremo in seduta plenaria insieme a tutti gli altri gruppi, agli altri tre gruppi, e faremo il resoconto di quello che è emerso, e poi ci saranno le conclusioni con tempi abbastanza stretti, quindi di fare cose concise in modo che possano parlare tutti. Danilo Bianco, prima di tutto devo dire che è il sostegno di tutta questa organizzazione. Credo che domani venga ricoverato all'ospedale psichiatrico, perché è morto dopo, è così, no? Cioè, hai già il posto prenotato, perché veramente ha lavorato giorno e notte con risposte inesistenti da parte nostra, mandava 500 mail, non gli rispondevamo mai, quindi veramente devo fargli un plauso per la riuscita di questo evento, che al di là di Sell Excelsa è proprio sua personale. E quindi loro condurranno, io mi limiterò ad ascoltare, prendere appunti, quindi vi lascio ai lavori. Sì. Comincio io, no, Danilo, con... Sì. Molto brevemente, perché appunto il senso del pomeriggio è quello di costruire qualcosa insieme. Si diceva prima, il documento è stato distribuito, quindi io farò un'estrema sintesi di quello che abbiamo scritto e di quello che abbiamo proposto nella logica che si diceva. Prima di tutto, che cos'è una Smart Cities in termini di dimensioni generali? Quando si parla di Smart Cities, la premessa che fanno tutti è non è solo e non è tecnologia. È così, infatti, non è solo e non è tecnologia. Quello che fa di una città una Smart Cities è i processi che avvia, soprattutto rispetto a tre dimensioni. La dimensione economica, che è legata alla presenza di attività innovative, ad attività di ricerca, alla capacità di attrarre risorse e capitali sia economici che professionali. La seconda dimensione è quella del capitale umano e sociale. Anche stamattina si è detto che la Smart Cities è una città smart quando sono smart i suoi abitanti, e infatti è così in termini di competenze, in termini di capacità relazionali, in termini di inclusione e in termini di tolleranza. Stamattina c'era Irene Tinagli, che anni fa, discepola di Florida, sapete un po' l'abusata formula di Florida delle 3T, per cui una città è un territorio accogliente laddove c'è tecnologia, tolleranza e talento. È ancora così, abbiamo bisogno di tecnologia, abbiamo bisogno di tolleranza, abbiamo bisogno di talento affinché una città sia attrattiva. Ultima dimensione, quella della governance. Se ne è parlato poco questa mattina, e invece a nostro avviso è una delle dimensioni importanti. La Smart City è da governare, e sicuramente in questo momento il governo delle città, il governo dei processi, è uno degli elementi deboli di questo processo. Noi ne abbiamo parlato diverse volte, quell'importanza per la pubblica amministrazione di adottare la logica del governo della rete. C'è questo bellissimo libro di Eggers tradotto in italiano proprio sul governo della rete. La pubblica amministrazione deve passare da una logica di procedura a una logica di processi, di obiettivi. Solo con una pubblica amministrazione in grado di governare la rete possiamo avere una Smart Cities. Quindi la parte della governance è fondamentale. Qui abbiamo scritto da intendersi come azioni di modelli di governo improntati a dare centralità ai beni relazionali e attenzione ai beni comuni, e come creazione di opportunità per favorire la partecipazione civica nella creazione di valore pubblico. Questa era, secondo me, la frase fondamentale e fondativa: la partecipazione civica nella creazione di valore pubblico. Quando una pubblica amministrazione che governa il questo principio, a mio avviso, è il presupposto appunto per un nuovo modo di gestire il territorio. Rispetto a queste che sono le tre dimensioni principali,
L'ho detto all'inizio, la tecnologia è fondamentale, la tecnologia è elemento trainante perché diventa fattore abilitante di questi processi. Quindi la Smart Cities non sono tecnologia, ma è sulle tecnologie che riescono a sostenere e favorire questi processi. Partendo da questo presupposto, la definizione che noi vi proponiamo, ma come diceva prima, è una nostra proposta, messa lì apposta per essere criticata, emendata e ridefinita, la nostra definizione di Smart Cities si lega in maniera indissolubile a quella di innovazione sociale. Non è un caso il bando di cui si parlava questa mattina, questo bando sulle Smart Cities del Ministero Profumo, all'interno del bando sono due, diciamo, le azioni, una denominata Smart Cities e l'altra innovazione sociale. Sono due termini, a nostro avviso, appunto legati in maniera indissolubile. La definizione che vi proponiamo quindi è questa: le Smart Cities sono le città che creano le condizioni di governo infrastrutturali e tecnologiche per produrre innovazione sociale, per risolvere cioè problemi sociali legati alla crescita, all'inclusione e alla qualità della vita attraverso l'ascolto e il coinvolgimento degli attori locali coinvolti, cittadini, imprese e associazioni. Questa è la proposta di definizione che vi proponiamo, quindi appunto una definizione che parte, che si lega al tema dell'innovazione, ma innovazione sociale sostenuta dall'innovazione tecnologica. L'informazione diventa la materia prima ed è il modo in cui noi produciamo, raccogliamo, ma soprattutto condividiamo l'informazione che creiamo appunto i presupposti per creare innovazione sociale. Per comunicazione ovviamente parlo e mi riferisco a comunicazione finanziaria, economica, sociale e culturale. Proprio sulla base di come noi trattiamo l'informazione possiamo in questo momento semplificare, ovviamente qualsiasi tipologizzazione è sempre una semplificazione della realtà, ma una serie di esperienze di città intelligenti. La prima è la città delle reti, la città che lega appunto il suo sviluppo a una infrastrutturazione, a essere cerniera attraverso la tecnologia tra la dimensione locale e la dimensione internazionale. È la città appunto che attraverso le tecnologie, attraverso le reti, diventa elemento di connessione di quelle che sono le sue proprietà. L'altra dimensione è la città aperta, open city. In questo momento si parla tanto di open data, parliamo di informazioni, il modo in cui le informazioni vengono restituite sul territorio. Proprio mentre noi oggi siamo qui e assistevamo ai lavori della sessione plenaria, in Lombardia, a Milano, è stato lanciato il portale dati.lombardia.it, quindi un'altra regione che ha adottato e ha presentato il portale di apertura dati insieme all'Emilia Romagna, insieme al Piemonte, insieme al Veneto e così via. La città senziente, se ne è parlato in parte questa mattina, la città senziente è la città che Genova appunto è stato un caso esemplare, ahimè, è la città che cura l'informazione nel momento di crisi. La città senziente è la città che dà importanza alla gestione, alla produzione, alla gestione e alla diffusione di informazioni in caso di crisi. È una città quindi che reagisce e per gestire gli elementi complessi del suo funzionamento. La città partecipata, Wikicittà, è la città che coinvolge i cittadini, facendo proprio quella definizione che dicevamo prima, nella fase della sua progettazione. Esempi appunto di questi processi sono le città che si aprono già nella fase di progettazione, di programmazione. Qualcosa di questo tipo si è visto in Italia con quella tornata di piani strategici che hanno messo l'accento sulla partecipazione dei cittadini già nella fase di pianificazione urbana. La città neobohème l'abbiamo chiamata la città che dà importanza all'informazione, ma all'informazione creativa, all'informazione quindi legata alla vitalità dell'arte e della creazione. In Italia c'è poco su questo, qualche primo movimento in Europa si vede soprattutto a Berlino, ma è evidente, come diciamo prima, quando parliamo di informazione dobbiamo considerarla una risorsa in tutte le sue dimensioni. È evidente che la informazione finanziaria fa di una città un polo dal punto di vista degli investimenti, ma sappiamo benissimo che l'informazione in termini culturali, in termini di creatività, sono le precondizioni per creare quello che dicevamo, la città accogliente, la città che ospita.
La città resiliente, vi chiedo scusa, ho invertito i termini nell'estrema velocità. La città resiliente è la città, quella che prima chiamavo la città che reagisce. La città senziente, chiedo scusa, adesso ci sono arrivato, me ne sono accorto, andare veloci crea dei cortocircuiti anche. La città resiliente è quella che vi ho descritto prima, cioè la città che reagisce e gestisce le informazioni in momento di crisi, quindi non ve la ridescrivo. La città senziente invece è quella che viene comunemente chiamata la smart cities, è quella dimensione della città per cui la città diventa essa stessa sensore nel suo funzionamento e produttrice di informazioni. Ci sono esperimenti molto interessanti, io cito sempre quel prototipo, quell'esperimento chiamato della Copenhagen Wheel, per cui attraverso un device che è una ruota speciale di bicicletta che viene sostituita, che sostituisce la ruota originale, la bicicletta diventa una bicicletta elettrica, quindi con pedalata assistita, ma in più diventa un mezzo che raccoglie informazioni sul funzionamento della città, sull'inquinamento, sul traffico, e queste informazioni le trasmette a una centrale che poi ovviamente le ridistribuisce ai cittadini stessi. La città senziente è la città, appunto, attraverso i suoi meccanismi, attraverso le sue soluzioni intelligenti e tecnologiche, produce e distribuisce informazioni sul suo funzionamento. Un altro esperimento interessante è stato fatto negli Stati Uniti sui dati legati al telefonino, ovviamente elaborati in maniera anonima. Voi sapete che noi, camminando col nostro telefonino in tasca, produciamo una serie di informazioni: dove siamo in quel momento, in quale cella, quanto ci fermiamo in quella cella, dove andiamo poi e successivamente. Ho visto degli esperimenti di elaborazione di questi dati in termini quantitativi, in termini di massa, sono molto interessanti perché fanno vedere i flussi all'interno di una città, come si muovono, con quale velocità, eccetera. Quindi il cittadino stesso diventa produttore di informazioni. La città 2.0 è un aspetto della città partecipata, e cioè è la città che stamattina se ne è parlato anche in termini di crowdsourcing, è la città che coinvolge i cittadini nel suo funzionamento. L'esempio tipico che è stato fatto anche questa mattina è quello di Fix My Street, la piattaforma nata nel Regno Unito, per cui i cittadini attraverso il telefonino o attraverso internet segnalano malfunzionamenti della città, una buca in una strada, un semaforo spento, e quindi partecipano nella gestione e nella manutenzione della città stessa, appunto proponendo quel concetto del crowdsourcing, per cui la città si avvale anche della collaborazione dei cittadini. In maniera molto sintetica, ve ne chiedo scusa, ma appunto l'idea del pomeriggio è proprio quello di darvi delle provocazioni per poi dare la parola a voi, se no è da questa mattina che si parla da questa parte del tavolo e non da quella parte. Ho sintetizzato, come vi dicevo prima, questa è una sintesi di un documento più ampio che dovreste avere, se non ce l'avete chiedete, cioè ve ne diamo una copia. La logica è quella di discuterne insieme, appunto, è una provocazione. Ne discutiamo insieme liberamente, però tanto per avviare la discussione, insieme agli organizzatori abbiamo individuato 6 punti di discussione che adesso vi propone, proprio per cominciare a ragionare in maniera interattiva. Intanto grazie e poi continuiamo a parlare insieme. Ok, grazie Gianni. Lo scopo di porci attorno a questo open talk delle domande precise è quello di cercare di concentrarsi poi sugli suggerimenti pratici e concreti che sia la pubblica amministrazione, il mondo dell'università e l'industria possono poi portare come consiglio all'agenda digitale del Governo Monti. In questa sessione vogliamo concentrarci non sull'aspetto più propriamente fisico, ovviamente, delle smart cities, quello che abbiamo visto questa mattina, quindi la mobilità, la logistica, l'energia, la sicurezza, l'ambiente o altro, ma più che altro sull'aspetto virtuale, cioè quali sono i meccanismi o le comunità online o il modo di pensare culturale che dobbiamo mettere in campo per favorire una adozione sempre più partecipata, sempre più convinta e sempre più massiva di queste nuove abitudini digitali delle città. Quindi io ora passo a guardarle e a commentarle un attimo
con voi per cercare poi di convergere, e con Gloria cercheremo di prendere spunti liberi da parte vostra relativamente a una qualunque di queste particolari domande su quale volete fare qualche riferimento specifico, raccontare qualche progetto o semplicemente dare qualche linea guida. Se non ci sarà il tempo di farlo in maniera interattiva, per cui vi stimoliamo a partecipare anche molto direttamente, se non ce la fate potete compilare il vostro suggerimento su un post-it e attaccarlo là al muro. Noi raccoglieremo comunque tutti i vostri suggerimenti da portare tutti quanti insieme in maniera appunto partecipata, come il consiglio che emerge oggi da Genova. La prima domanda è appunto quella: quali sono i presupposti, diciamo, sia culturali che informativi che organizzativi, che possono sicuramente contribuire a accelerare il cambiamento verso una città digitale? Quindi tutte le iniziative di formazione, di informazione, di comunicazione, di change management che possono essere messe in piedi per spingere cittadinanza, imprese e amministrazioni a muoversi in questa direzione. Per fare un esempio concreto che conosco molto bene, forse non tanto qui a Genova da quello che abbiamo visto questa mattina sulla giustizia, ma per esempio a Bologna, Milano o da altre parti, noi come azienda abbiamo assunto dei magistrati, degli avvocati, no? Abbiamo assunto del personale che è all'interno della giustizia proprio per formare altri avvocati e altri cancellieri e altre persone della giustizia a usare le prassi organizzative e informatiche del processo civile telematico. Quindi stiamo parlando di questo tipo di suggerimenti che possono sicuramente poi aprire le porte a un cambiamento anche più applicativo, anche più tecnologico e anche più ovviamente sul piano poi fisico delle infrastrutture. La seconda domanda riguarda in quale modo queste smart communities possono, praticamente ho sintetizzato sicuramente le prime due, forse la seconda domanda è più legata a un meccanismo di aggregazione spontanea, quindi la città web 2.0 a cui accennava Gianni. Mentre sulla terza parte torniamo un attimino a collegare sempre il fenomeno della fisicità con la virtualità, cioè in quale modo, quali sono le tecnologie di posizionamento, di tracciatura, di localizzazione che possono, accoppiate alle tecnologie dell'ICT, rendere sempre più naturali e fruibili questo tipo di servizi. Parlavamo stamattina dei tablet, del digital divide, della non così facilità per certe fasce culturali di popolazione di accedere. Sono strumenti che sono facili per certe fasce di età o fasce sociali o culturalmente più appropriate e sicuramente meno facili per altri. Però dobbiamo anche cercare di cambiare mentalità e guardare le cose con un'ottica nuova. Per esempio, non so se tutti sanno che le risposte digitali del censimento online su internet sono state maggiori al sud che al nord. Questo per esempio è un dato che a me ha abbastanza stupito, cioè il digital divide non è soltanto geografico, di cultura, di età, ma è anche di abitudine. Noi anche come industria e come organizzazione dobbiamo cercare di sforzarci di progettare cose facili, fruibili e accessibili in una maniera la più semplice possibile. La tecnologia non si deve vedere, l'applicazione al bene della società e dell'impresa è quello che invece deve essere il nostro driver. La domanda quarta è: quali sono fra le comunità partecipate, fra PA, istituzioni e rete di cittadini o terzo settore, quali sono gli esempi che conoscete, che potete citare, che potete portare come buone prassi in qualche settore? Quindi se abbiamo degli esempi nazionali o internazionali a cui poter ispirarsi, questo è il momento di citarli e di portare anche le esperienze vostre o che conoscete all'attenzione delle istituzioni che guidano poi la cabina di regia sull'agenda digitale. La quinta domanda: quali sono i migliori casi di sviluppo come generazione dell'indotto, quindi quanto questo tipo di investimenti e di movimento complessivo di una città smart poi può tornare come investimento duale poi sulla popolazione e sulla città stessa. Quindi riguardo certi aspetti per esempio come l'energia, l'ambiente, aspetti che toccano la nostra vita di cittadini di tutti i giorni. Ricordo che Calderini proprio in un intervento di 15 giorni fa qui al Comune di Genova ci ricordava l'importanza dell'investimento duale, cioè di fare quegli investimenti che non soltanto hanno
come scopo il progresso del paese in quanto tale, ma che poi possono ricadere come indotto economico anche proprio sulle aziende del Made in Italy, quindi andare a beneficiare in maniera assoluta questo tipo di investimenti. E l'ultima domanda riguarda se questo tipo di best practice, se conosciamo qualche tipo di best practice che è ovviamente al di fuori dei nostri confini, anche a livello europeo, che possa essere portato e possa essere preso anche come modello, anche se Genova non ha molto bisogno di modelli da questo punto di vista, anzi addirittura si candida a essere un po' un champion nazionale da questo punto di vista, per come ha messo in piedi l'organizzazione Genova Smart City come legame partecipato di tutti gli stakeholder, ma se abbiamo dei suggerimenti da portare anche su questo tavolo siamo qua per ascoltarvi. Io direi che noi possiamo anche a questo punto zittirci e la parola alla sala. Prego. Per favore, se potete presentarvi rapidissimamente, così abbiamo un po' un'idea. C'ho questa luce in faccia. Non si sfugge. Ecco, adesso va meglio. Mi chiamo Leandro Aglieri. Diciamo che sono qui con tre cappelli. Sono un amministratore delegato di una società di consulenza direzionale nel settore delle tecnologie. Sono membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'AFCEA, che è l'associazione che riunisce tutte le società operanti nel settore della difesa e gli stati maggiori, è un'associazione americana che però ha anche un capitolo romano, dove proprio la settimana scorsa ho ottenuto uno speech sul cloud computing nel settore della difesa. E poi sono responsabile dell'area innovazione e lavoro di un'associazione che si chiama Cambiare Davvero, che ha come obiettivo quello di portare le competenze tecniche alla politica, cioè portare idee tecniche in sede politica per realizzare progetti concreti di innovazione. E volevo soltanto prima fare una domanda all'organizzazione, perché volevo capire qual è l'obiettivo di questo Open Talk, perché siccome le domande mi sembrano un po' diverse su vari temi, volevo capire se qual è l'obiettivo, cioè l'obiettivo di scrivere un position paper o di collezionare idee un po'. Collezionare un brainstorming aperto, brainstorming, un per crowd ognuno, brainstorming. No, era per capire, esatto, diciamo, raccogliere tutti gli spunti possibili e poi lavorare in maniera collaborativa, non più soltanto ovviamente i promotori, ma allargata a tutti quelli che vorranno partecipare, per stigmatizzare un documento finale che verrà poi portato all'attenzione delle istituzioni. Sì, no, perché io non sarà un punto di partenza il documento finale, nel senso che soltanto un documento finale nel senso temporale della giornata, ma è proprio sono il camp debut, quindi è lo spunto per continuare a lavorare su quello che voi ci dite, non soltanto su quello che noi pensiamo ci vogliate dire. No, perché mi ero un po' confuso, perché io avevo utilizzato come punto di partenza la definizione fatta dal forum PA, che secondo me è quella del 2010, è eccellente, nel quale diceva appunto il documento di Forum PA che per gli obiettivi, diciamo, del Forum PA, le Smart City possono essere identificate e misurate lungo 5 dimensioni, no? Che sono alcune che avete citato, quindi mobilità, ambiente, turismo e cultura, economia della conoscenza e tolleranza, che ritrovo in qualche modo in queste domande, trasformazioni urbane per la qualità della vita. E queste erano le 5 dimensioni, mi sembravano anche definite in maniera molto buona come punto di partenza. Però se l'obiettivo è un brainstorming, ognuno dice un po' la sua, esatto, sulle domande. Concreti, suggerimenti, consigli che tutti insieme possiamo poi meglio rappresentare. Quindi anche cosa, andate a ruota libera, tutto quello conoscete sul tema. Adesso ragiono un attimo a questo punto in quest'ottica e poi farò magari un intervento successivo. Okay. Qualcun altro vuole portare qualche contributo? Prego. Allora, Paolo Marenco, iZone, la storia nel futuro. Poi vabbè, i siti, capite chi sono. E in realtà volevo portare un'esperienza, a mio avviso, estremamente smart, che ho vissuto quest'ultimo weekend. No, ma sto in piedi, preferisco, grazie. Ho vissuto quest'ultimo weekend. Allora, io sono membro senior, probabilmente il più senior in assoluto,
di un gruppo su Facebook che si chiama Italian Startup Scene, la scena delle startup italiane, promosso da un ragazzo di 23 anni romano che ora vive a San Francisco 2 anni fa. Sono 4.900 ragazzi e ragazze, mediamente ragazzi e ragazze, poi magari anche un po' oltre ventenni, ma non molti, la maggioranza è, che startuppari, angel, VC, che ragionano di startup a livello mondo, con la caratteristica di essere tutti italiani. Il gruppo lavora 24 ore su 24 perché questi italiani, poi dal dialogo si scopre che sono a Miami, a Sydney, a Berlino, a Londra, a San Francisco, a Roma, Milano, Pisa, eccetera. Allora, cosa succede? Interessantissimo. Che, vabbè, io ve lo calo qua, poi la calata su una smart community uno la può fare come crede. Venerdì scorso io ricevo da un collega che fa altro qua in sala questa preview dell'agenda digitale, perché c'è un documento che sta circolando, non è ancora definitivo, un PowerPoint interessante con i loghi. Lo leggo rapidamente, molto interessante, e vedo che effettivamente sul fronte delle start-up, la parola start-up non c'è mai. Io sono fortissimamente convinto che l'economia del mondo in generale, come insegna la Silicon Valley, ma dell'Italia in particolare, in questo momento deve andare su spazio al web, alle start-up, ai giovani che le costruiscono, e dimenticarsi un po' che i posti di lavoro si creino entrando in grandi aziende, no? Che appartengono al nostro passato, no? E lancio lì un thread del tipo, ho avuto modo di leggere un documento velocemente, un documento dell'agenda digitale, e non ho trovato accenni diretti alle start-up. Cosa ne pensate? La prima che mi risponde si chiama Arianna Bassoli, che un mese fa, membro della start-up romana, un mese fa ha comunicato al gruppo dicendo: ragazzi, ho capito finalmente a cosa è servito il mio PhD, non avrei mai immaginato mi servisse, sono uno dei 6 esperti selezionati dal Ministero di Profumo in questo bando fatto 2 mesi fa per prendere i giovani per la... Abbiamo qualche speranza. Esatto. Quindi Arianna era intervenuta, quindi sapevamo tutti, scusate, il gruppo ha 4.900 membri, sta arrivando a 5.000 ora. E Arianna dice, a parte che mi dice subito, come hai fatto ad avere il documento, non è ancora ufficiale? Ho detto, mi è arrivato via mail. comunque interessante la tua domanda. Benissimo, visto che io sono infatti c'è il suo nome in una delle slide, visto che io sono una di coloro che lo sta elaborando, se vengono degli suggerimenti da questo gruppo, sono utilissimi per me. Allora, se è scatenato, questo post è rimasto in testa Italian Startup Scene, dove c'è una generazione di post, fate conto, almeno uno all'ora, no? Perché avete capito le dimensioni, poi alcuni ci hanno 10 risposte, altri 15, altri 5, altri 80. Questo è rimasto in testa praticamente per tutto il weekend, da venerdì a lunedì, arrivando a 120 post, con Arianna Bassoli che alla fine ha detto... Ok, alla fine, nel senso che poi di fatto non è ancora finito, perché ora c'è ovviamente la coda lunga, no, degli ultimi post, ultime risposte. Arianna Bassoli che dice: vi ringrazio, ho ricevuto molti stimoli, ora da questi partirò con un nuovo post, in particolare su un'iniziativa molto interessante che si chiama Startup Cile, che ha sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, di attrazione di startup dal mondo, che è emersa come una cosa da fare in Italia. Ecco, vabbè, vi dico questa cosa per dire che tanto, vabbè, rivoluzionario, chi di voi in sala sapeva che Facebook non è un social network per i figli, i ragazzini e per parlare di cose futili, ma serve e sarà sempre di più, dico io, molto più di LinkedIn, dove invece si trovano dei thread, dei post, dei gruppi che uno ne esce subito appena si è entrato, no? Quindi è il futuro, cioè voglio dire, le cose che facciamo, e quindi anche nell'ottica delle città smart, io credo che devono avere il focus primo in quell'età lì. Quell'età che il buon mio ex professore e compianto Vincenzo Tagliasco, qua a Genova, nel 2006, all'apertura dell'anno accademico qui all'Università di Genova, disse: cari colleghi, dobbiamo renderci conto che noi parliamo alla prima generazione che probabilmente ne sa più di noi. No, detto da Vincenzo Tagliasco, che è bioingegnere dell'MIT,
no, la dice lunga su. Quindi io, tornando al nostro discorso, credo che, infatti ne stiamo già parlando con Gloria su Genova Smart City, noi siamo soci come azienda iZone, siamo associati in Genova Smart City Genova, ma siamo anche dentro Torino, perché siamo un'azienda torinese come base. Noi sempre di più dobbiamo avere nel bacino dei giovani, in quel 92%, mi ricordo una slide di questa agenda digitale che ho letto, che dice il 92% dei teenager italiani è su internet. Questo 92% è il futuro. Questo 92% dovrebbe avere degli spazi di co-working in ogni città d'Italia, dalle dimensioni di Genova in giù, dai 100.000 abitanti in giù, che i spazi di co-working, per chi non lo sa, sono il primissimo livello di incubazione. Io li ho conosciuti a San Francisco, i primi, ma ormai sono presenti in tutto il mondo. Piemonte ce ne sono tanti, Lombardia stanno crescendo a getto continuo. Ahimè, in Liguria ce n'è uno. Uno privato, in Piazza Dante, dove se provate a fare un'application vi dicono «Eh no, abbiamo tutte le scrivanie occupate», perché si sono evidentemente sedimentati sulla scrivania, che non è propriamente la logica del co-working. Però gli spazi pubblici, a mio avviso pubblici, ma anche privati, di co-working sono fondamentali in questa logica, perché parlano a quel 92% al quale noi non dovremo spiegare che il loro futuro è fare domanda all'Ansaldo. Io vengo da Ansaldo Energia tanti anni fa, ma neanche a Ericsson, a Siemens, voglio dire, ma cominciare a immaginare, a crearsi, cosa che già fanno in gran numero e sempre di più staranno facendo, una propria idea di impresa che oggi si può fare dal proprio laptop, no? E il co-working aiuta a questo, cioè ti fa sedere tutti vicina. Io andrò mercoledì prossimo a visitarne uno fatto da un ragazzo bresciano di anni 22 che sta studiando, nel frattempo fa l'università, e lui ha già fatto una startup, ora ne fa un'altra, e nel frattempo ha creato un co-working con un finanziatore che si chiama Talent Garden, che hanno interesse tra l'altro a, in qualche modo, a moltiplicare in una sorta di franchising. Ovviamente il ragazzo di 22 anni l'ho conosciuto dove? In Italian Startup Scene, no? Quindi voglio dire, ci troviamo sul virtuale di Facebook, quello ritenuto più ludico e meno costruttivo, che invece è l'antitesi, perché la costruzione del futuro di quella generazione parte da lì, attenzione, è solo da lì, e poi ci vediamo nel mondo reale e cerchiamo di trasferire i modelli. Quindi questo qua è un po' il segnale che un po' ci azzecca, un po' meno, però... Uno spunto veramente importante che... grazie, mi fa venire in mente qualche contatto che abbiamo recente con l'università. Ovviamente, come sapete, come industria noi seguiamo spesso stagisti, cerchiamo di mantenere un legame forte non soltanto sulle collaborazioni di ricerca e sviluppo, ma anche con i giovani talenti che emergono, e tutte le recenti esperienze che abbiamo sono proprio di persone che hanno questo tipo di approccio. Forse come industria non siamo ancora così capaci a sfruttare il talento creativo permettendogli di fare delle start-up e non pensando che devono per forza entrare con noi, anche cosa abbastanza difficile visto anche i momenti particolari che la grande industria vive. Prego. Posso andare da qua? Prego. Allora, mi chiamo Andrea Castello, come lavoro una società che si occupa di programmazione e sviluppo locale, assistenza tecnica per la pubblica amministrazione, in particolare ci occupiamo di fondi europei. Allora, parlerò poco, non sono abituato a parlare in pubblico, ma parlo più in piccole riunioni, però a me vengono in mente tre parole. La prima parola è coopetition, la seconda parola è smart rural, la terza parola è, allora, la prima è competition, oppure competition. La famosa co-opetition. Co-opetition. Certo. Allora, e poi smart rural e poi e-participation, che è la terza. Allora, sulla prima l'ho twittato anche oggi, è importante, sì, è competition, che è un neologismo, appunto lo spiego subito, che deriva dalla cooperation più competition. Cooperation più competition.
Ossia, cosa vuol dire? Vuol dire che anche oggi ho sentito parlare di open innovation, noi ci carichiamo molto di queste parole inglesi, però c'è un passaggio che secondo me noi dobbiamo vincere rispetto ad altri contesti, che, come dicevamo, come veniva comunque fuori, la pubblica amministrazione e le aziende, in particolare quindi il settore privato, non sono capaci di collaborare insieme. È difficile fare partecipazione pubblico-privata, ma dobbiamo partire da un altro presupposto, che è difficile fare partecipazione privata-privata, ossia che noi partiamo da un background culturale molto forte, dove, se vogliamo, visto che vengono chiesti degli esempi, io lavoro anche per il turismo, questa settimana ero in Svizzera a vedere Swiss Trail, dove ci sono aziende che si mettono insieme, condividono e danno per un progetto turistico che è la mobilità sostenibile in Svizzera, i privati danno una cosa come 500.000 franchi svizzeri ogni anno per fare azioni di marketing. Ma perché? Perché appunto fanno competition all'inglese o competition alla francese, ossia ragionano come la Fiat e come la Toyota, che sviluppano il pianale dell'auto insieme, quindi fanno ricerca e creano il prodotto insieme, e poi quando vanno sul mercato cercano di e fanno quella che è proprio la competition su altre questioni che danno valore aggiunto. Ossia, noi ci troviamo due macchine che sono costruite per un elemento in maniera uguale, e su quello le aziende non fanno concorrenza. Il problema quindi che voglio mettere al tavolo è questo, è che a fronte di questa incapacità anche dei privati di fare competition, abbiamo un ente locale che deve dialogare con loro, ma deve molte volte fare una gestione dei conflitti prima che la costruzione di un processo. Ok, secondo punto, smart rural. Smart rural secondo me è molto interessante, nel senso che per i progetti europei ci siamo occupati di smart cities, e poi mentre si parla di smart cities, mi sono messo a riflettere, ho detto, ma esisterà qualcuno che pensa ai territori rurali? È vero che la maggior parte della popolazione vive in aree urbane, ma molta gente, ci sono anche altri territori da gestire, ci sono territori periferici, marginali, rurali. E scartabellando su internet viene fuori che ci sono già dei progetti europei che si chiamano Smart Rural. Perché? Molto semplice, perché la città è trattore e dal punto di vista della pianificazione urbanistica ormai c'è storia, e quindi si capisce che nel momento in cui chi vive a Genova sono i turisti di Genova, i turisti che vengono a Genova, chi vive a Genova sono chi abita a Genova, ma chi vive a Genova sono i pendolari che scendono da qualche parte o vengono in auto per lavorare a Genova. Quindi, secondo me, un elemento di importanza è il momento in cui si riflette sulle smart cities, bisogna riflettere su qual è l'area buffer intorno alla città per il quale la città è attrattore e centro di vita. Questo è un elemento interessante, anche per un semplice fatto, perché tutta la verdura che si mangia a Porta Palazzo, io sono di Torino, in realtà arriva dalla campagna cuneese. E quindi ragionare in un'ottica di servizi solo per la città, senza tenere conto di dare servizi logistici per quelli che portano ogni mattina la frutta a Porta Palazzo, e sbagliare totalmente. L'ultimo, ahimè, devo tirare le orecchie, è sulla e-participation, nel senso, è un po' l'intervento, riprendo la domanda che è stata fatta stamattina da una persona messa laggiù in fondo e la risposta che ha dato il pubblico. Nel momento, allora, la partecipazione viene definita come una serie di prassi, teorie, strumenti per facilitare i processi tra più attori, molti attori, e avere dei processi decisionali inclusivi. La partecipazione fino adesso fatta dalla pubblica amministrazione arriva da un mondo che può essere la gestione dei quartieri periferici, dei quartieri marginali. Spesso e volentieri l'ATC mette in piedi dei piccoli progetti di partecipazione per risolvere delle dinamiche di conflittualità. La partecipazione che adesso invece bisogna fare tra pubblico e privato, inteso amministrazioni, inteso centri di ricerca, intesi ditte, richiede un approccio molto molto collaudato, è quello il problema. Nel senso, l'altra sala, quella di inclusion, aveva un tavolo con del sito intorno, e quello favoriva già il dialogare. Messi in questa maniera le persone si sentono... sala che è un po' purtroppo, lo so, non voleva essere una critica, però questo già... Non voleva esserlo, ma è giusto. Non voleva essere troppo critica. No, secondo me, però l'intervento non era per criticare... Certo.
l'imposta. Se noi non siamo però non volevo soffermarmi su questo. No, sì. Tenga presente come Chico, cioè siamo in una sala che ha da una parte Cristoforo Colombo che Genova ha cacciato via e dall'altra parte Marco Polo che ha imprigionato, quindi tenga conto del contesto. Sì. Giustamente. Ok, no, infatti non era quello l'obiettivo dell'intervento su questa parola, l'obiettivo era ci troviamo di fronte a un momento di svolta in cui la partecipazione che sta fatta e dove ci sono delle prassi, dei modelli già consolidati, in questo momento deve diventare elettronica. Quindi questo forse l'unico esempio che porto è l'esperienza di Innovation Jam che ha curato l'Agenzia Italiana per l'Innovazione, dove attraverso una piattaforma IBM, scusate se dico la parola IBM ma bisogna dirla, è riuscita nell'arco di un tempo... Ma guardi che la competition vale anche per noi, no? IBM e Accenture sono nostri partner quasi sempre. Io sai che ho partecipato, mi ha rifiuta quella però, che aveva i grandi limiti di quell'esperimento. Dipende dove vogliamo arrivare, che target vogliamo colpire. Lo so. Una piattaforma chiusa, insomma, non mi sembra una grande. Quello. No, però l'elemento su cui volevo sottolineare è che appunto quell'esperienza lì è un'esperienza che serve a fare un processo decisionale, quindi può durare 24-48 ore. Il problema, secondo me, la cosa più importante è che invece in cui si vuole unire la parola partecipazione alla parola cittadino. Bisogna rendersi conto che sarà un processo costante, sarà un processo di dialogo e quindi qua è proprio forma mentis, cioè non ci può essere più un soggetto che comunica a un altro nell'ottica dell'informa, ma cioè aprire, come dicevamo stamattina, dei community manager significa essere travolti. E lo dico per evitare che il comune, nel momento in cui vuole partire con un percorso di dialogo con la cittadinanza, mette solo una risorsa part time, e poi viene travolta dai cittadini che chiede. Chiudo. Grazie. Prego. Buongiorno, mi presento, sono Alvise Rossano, anch'io arrivo da Torino, collaboro anch'io con la Fondazione Smart City su Torino e siamo venuti a Genova anche per presentarci, anche se non sapevo come era organizzato l'Open Talk. Sabato eravamo a Bologna ed era una riunione appunto come questa, però di lavoro, poi a piccoli gruppi, e abbiamo prodotto qualcosa per la gestione dell'emergenza che abbiamo poi riportato a livello nazionale. E io, avevo una presentazione perché noi avevamo un nostro progetto che va nell'ambito del location based social network, nell'ambito delle participation, però era interessante quello che diceva Paolo Marengo, che tra l'altro anche lui da Torino, per dirgli, e noi abbiamo agito come azienda, abbiamo investito un 17% in questo progetto, il nostro fatturato, e abbiamo incontrato anche i venture capitalist a livello europeo, perché siamo stati selezionati in un contest europeo dall'European Limited Association, e abbiamo incontrato anche i maggiori venture capitalist europei, per dirti che c'è un altro limite, che è un limite di sistema. Cioè le start-up, al di là che i progetti che stanno nascendo hanno il problema dei business model dietro, cioè come li finanziamo, e questa è una cosa che non ho sentito, io la ripeto a tutti, questo è un livello di attenzione, e io l'ho detto anche noi stiamo creando una community con questo progetto, formata da pubblica amministrazione, dal terzo settore, dai media locali, che è un altro elemento secondo noi importante, perché loro veicolano informazione e anche influenzano in qualche modo, ed è opportuno che anche loro migliorino all'interno del rapporto. Tutti noi abbiamo qualcosa da creare e da progettare di nuovo. Per quello io, quando stamattina sono intervenuto, ho detto stiamo vedendo e ci riferiamo sempre a sistemi e a player già attuali, come abbiamo citato dei progetti, oggi adesso ne è stato citato un altro. Beh, in realtà noi qua siamo in uno spazio, Genova, Torino, Milano, insomma ci stiamo muovendo a livello italiano, noi stiamo cercando di far sistema con le aziende, quindi quello che diceva lui poc'anzi, io giro come un pazzo in tutta Italia con le aziende, addirittura abbiamo idee, io stesso sono portatore di idee innovative, ho un gruppo, io sono il più vecchio, ho tutti i giovani neolaureati o addirittura laureandi in alcuni casi, che lavorano, si muovono insieme a noi e incontriamo aziende per fare sistema. Perché è questo tra aziende che era uno dei problemi che è emerso, dove appunto poi ognuno di noi aggiungerà del valore, lì ci inventeremo quelli sono i modelli di ritorno,
però oggi diciamo che il sistema economico e i bisogni che abbiamo ci inducono probabilmente a ragionare in modo collaborativo, cooperativo, che era molto difficile 13 anni fa quando io ho iniziato da responsabile sistemi informativi dell'Università di Torino. Ho costituito questa azienda, ho lasciato la pubblica amministrazione e mi sono trovato un ambiente poco idoneo, quindi sono un imprenditore per caso, poco idoneo a collaborare. Ecco, oggi sicuramente noto una maggiore attenzione, anche se c'è una forte difficoltà. Sono meno d'accordo sul fatto, perché io ho lavorato con dei giovani, lavoro, certo non ho fatto un'indagine statistica, però Facebook in qualche modo, in molti confronti che io ho con le giovani generazioni, probabilmente anche col target che vuole partecipare di più, quello che è già pronto, cioè quello che noi dobbiamo in qualche modo impiegare in ambito Smart City, anche se il nostro progetto, e qui mi aggancio di nuovo a quello che ha detto lui, Smart Rural, nasce per il miglioramento non solo delle città. Per noi Smart City, devo dire, è un'opportunità, perché c'è una grande attenzione, e tra l'altro le comunità urbane sono quelle che per i tre quarti oggi sono prevalenti, però il nostro progetto in realtà era già aperto a tematiche, poi vedremo, che riguardano indifferentemente l'ambiente urbano, quello rurale, perché sostanzialmente punta a costituire delle smart community, e tra l'altro in multilingua e in cloud computing, tanto per usare alcuni termini che vanno di moda, da subito, e quindi è utilizzabile, e 6 lingue in questo momento, è utilizzabile in buona parte del mondo. Quindi noi abbiamo cercato come azienda di operare, fare un altro salto, pensando a competere con dei business model che non necessariamente saranno finanziati dai fondi europei, perché molto, purtroppo in Italia siamo molto abituati, e anche questo molto anche le grandi aziende, perché dobbiamo dircelo, no? Io vengo da una grande organizzazione e lavoro da sempre con grandi aziende, cioè i miei clienti sono grandi aziende. Ovviamente avere finanziamenti che spesso poi dietro non ci portano ad analizzare correttamente i valori di ritorno, quindi ad essere anche scarsamente competitivi, perché non a caso noi siamo scarsamente valorizzati dal punto di vista delle soluzioni tecnologiche all'estero, e anche in casa nostra, come dicevo stamattina, tendiamo a non far sistema, a non valorizzare le grandi potenzialità e capacità che abbiamo. Ecco, direi che sono tutti contributi molto interessanti, che tendono a rispondere principalmente forse alle prime due domande. Ci stiamo concentrando molto sull'approccio, sì, di processo, di investimento, di collaborazione fra piccole e medie imprese o altro. Posso andare magari a far, esatto, vedere io vorrei stimolare un po' il pubblico a dare proprio esempi più concreti, anche più diretti, di buone prassi collegati proprio a esempi applicativi veri, che parlano di energia, parlano di ambiente, parlano di mobilità, di logistica, parlano, sì, di sicurezza, tutte quelle cose che occorre poi mettere in campo in maniera molto complessa. Quindi facciamo degli esempi con nomi e cognomi concreti. Prego. Sì, io se volete solo un minuto, no. Solo un minuto, dicevo, noi abbiamo avviato, quando parlo di Smart Community, quindi abbiamo inviato una costruzione di comunità, il nostro Beachhead Market ovviamente è l'Italia, dove abbiamo creato una piattaforma che dovrebbe consentirci in qualche modo di affrontare adesso delle aree tematiche per creare un ambiente che favorisca una partecipazione diffusa, e soprattutto pensando a un modello di business che deve competere con dei social network. Volevo contrastare, ma non per altro, il fatto che Facebook sia il futuro. Molti interlocutori pensano che Facebook sia già il passato, anche se lui, come tutti i grandi organismi che abbiamo visto anche nelle information technologies, tendono ad evolvere e a crescere. In realtà noi abbiamo colto l'assenza di un ambiente che potesse ovviamente raccogliere la partecipazione ai cittadini, ma anche la permanenza all'interno di un modello social, perché questi modelli si reggono, perché dietro hanno dei ritorni che sono consentiti proprio dal fatto che le persone vivono in queste comunità. Io vi propongo... È tutto molto chiaro, grazie. Scusi se la interrompo, certo. Vorrei capire un attimo quanto tipo di altre persone vorrebbero portare la loro idea. 1, 2, 3, 4, quindi la chiedo proprio di arrivare a casa concreto e poi di chiudere. Io vi chiedo solo per i tempi, quindi, inserisco, perché verso le 4 dovremmo concludere, quindi preferiremmo avere tante voci, tanti spunti, semmai poi prenderemo i dati per proseguire. Assolutamente, allora, basta un titolo e una buona idea che venga a portata a frutto della comunità, grazie. Va bene, ok, io volevo solo dirvi che tenderei ad evitare
l'uso, perché sicuramente la sfida futura sarà quella di collegare le pratiche online con quelle offline. Magari cominciamo a evitare l'uso della parola virtuale, che sembra che tendenzialmente si usa per le cose che accadono in rete come se queste cose non fossero reali. Quindi vi propongo questo. Prego. Grazie. Posso? Prego. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Renzo Provedel, faccio l'imprenditore e mi occupo sostanzialmente di innovazione, diciamo il mio core business. Io vi vorrei parlare di un'esperienza che ho iniziato come designer e adesso anche come gestore di una community che ho trovato nella presentazione di Dominici, parole, concetti che fanno benissimo applicati a una community, non solo a una city, no? Quindi una smart community, che poi è un termine che viene anche usato da Profumo. Dunque nel 2009 abbiamo creato una community digitale, quindi raccolgo l'idea di non usare più il termine virtuale, di una vasta community che è praticamente invisibile. C'è una community in Italia invisibile, della comunità di liberi professionisti, ingegneri ed architetti. Interessante perché è una grande energia di competenza, di capacità ed è sconosciuta. Apparentemente sono 160.000 persone, questa è la dimensione, all'incirca è una community tre volte degli altri paesi europei, UK, Germania, quindi una community molto particolare. Ecco, abbiamo deciso nel 2009 di creare una community digitale centrata su una piattaforma di social network con delle applicazioni particolari. Oggi la community conta solo, e questo è un indicatore interessante, 6.400 persone su 160.000, e ci ha fatto capire che cosa significa una smart community e quanto sia difficile e complesso creare una smart community professionale, no? Che abbia, diciamo, dei vantaggi per chi vi partecipa ma anche per la società, no? Perché questo era sostanzialmente poi lo scopo, generare qualcosa che fosse molto utile alla community dei 160.000 e alla società esterna all'Italia. La cosa più difficile che abbiamo trovato è quella che ha segnalato anche Gianni per le smart city, e lo confermo, ed è la governance, cioè la capacità di indirizzare, di governare i fenomeni, di capirli, di amplificarli, insomma di governarli. Ecco, quello che vi vorrei dire è che sono stati fatti diversi progetti, perché abbiamo creato un incubatore digitale all'interno per le start-up, no? Quindi quando Paolo Marenco parlava di start-up, noi gli abbiamo dato subito una grandissima importanza. E abbiamo creato anche uno strumento di brokeraggio delle tecnologie, del know-how, che assomiglia molto, diciamo, ai sistemi che si usano per l'open innovation, di cui stamani si è parlato parecchio, ma si è entrati poco sulla sostanza. Ebbene, una smart community come questa ha prodotto alcuni progetti che con grandi difficoltà si sono sviluppati, alcuni si sono anche fermati, ma che potrebbero essere di enorme importanza per una smart city, no? Ne cito un paio. Uno si chiama recupero.ini, cioè l'idea di recuperare il patrimonio edilizio, no, di una città, rivalutando le zone industriali oppure rimettendo a posto delle zone degradate, per esempio. No? E abbiamo fatto un sondaggio su 6.000 persone e abbiamo ottenuto dei risultati molto interessanti di valutazione dello stato dell'arte del patrimonio delle città, no? Molto degradato, e quindi diciamo, la valutazione è stata molto negativa, il che vuol dire una grandissima opportunità. Per diventare smart city si può agire su questo. Un altro progetto molto interessante invece è sull'efficienza energetica degli edifici, dove è stato messo a punto da questa start-up la modalità con cui finanziare l'efficienza energetica di un edificio, no? Per non farla pagare ai condomini, insomma, no? Per esempio. Quindi diciamo, all'interno di una smart community si sono generate in questo caso moltissime diverse, insomma, idee di innovazione che però possono trovare un'applicazione solo in una città, cioè in un dominio fisico, no?
Quindi io diciamo, mi sto rendendo conto, anche partecipando alla riunione di stamattina e allo Smart City di Genova, che Smart City significa anche attivare, portare alla luce, far partecipare anche le Smart Community. Smart Community di cui c'è un grande bisogno, che poi si realizzino su Facebook, no, o su altre piattaforme non ci interessa. L'importante, diciamo, è avere queste community, il cui valore è grandissimo, ma che almeno nell'esperienza mia ha significato un grande impegno, una grande energia profusa. Quindi le smart community non nascono semplicemente aprendo un sito o usando una piattaforma. Grazie. Grazie mille per il contributo. Volevo far parlare un giovane laggiù, che giusto per priorità ai giovani. Allora, mi sento un po' fuori luogo, essere onesto, ma sono un giovanissimo start-upper, membro di ISS, quindi di ISS, quindi conosco bene, e sono di Ventimiglia, vabbè, ma non mi dilungo che non voglio rubare tempo, però ho fondato una startup a Bologna che si chiama Comunichiamo e lavora sulle segnalazioni. Ma siccome vedo molti imprenditori che cercano di promuovere la propria idea e mi sembra un po' di fare la marchetta, parlerò di una cosa, di un'altra startup americana che potrebbe essere utilizzata benissimo qua a Genova, come in tutte le città italiane, è assolutamente gratis, si chiama Waze, qualcuno ne ha mai sentito parlare? W-A-Z-E, ecco. Che sì, però poi è stata acquisita in America, Venture, che carica, perché è giusto così. Esatto. Secondo me l'unico problema è che nessun comune la pubblicizza. Cioè, è un sistema, è una sentient city, che dice, tu cittadino che vai in macchina e gironzoli per la città, informa tutti gli altri cittadini dove c'è il traffico, dove ci sono problemi, dove c'è la polizia, qualsiasi cosa, tu informa. Tutti i cittadini si collegano, costo zero, e rendi la tua città molto più vivibile. Non so perché nessuna PA dica niente di queste strutture. Secondo me è diverso, e qua parte la frecciatina forum PA, secondo me molti di questi eventi tendono a pubblicizzare progetti nati 10 anni fa. Fix My Street è vecchio, è veramente vecchio, ha logiche che non funzionano più, e sfido qualsiasi... C'è qualcuno che lavora in comune qua? Oh, e anche qua, perfetto. URP, no, gestione segnalazioni. Quando ho fatto vedere Fix My Street a una persona che lavora alla gestione segnalazioni, si è messa le mani nei capelli, perché vi è solo una sfilza di segnalazioni disordinate e non sanno da che parte cominciare. Quindi l'idea è semplicemente fate degli studi, non solo della startup geniale che ha avuto un'idea che è molto social e raccoglie 10.000 iscritti in un giorno, ma facciamo un'analisi delle startup che capiscono bene le esigenze dei comuni e che poi possano essere utilizzate all'interno del comune e promosse dagli utenti. Marchetta velocissima, Comunichiamo fa quello, ma nel senso molto semplice. La piattaforma via social non è considerata da nessuno perché c'è tutto un back-end che supporta le segnalazioni interne, che sono il 90%. Fix My Street, l'Ummarel, come si dice a Bologna, o la vecchietta di Genova che gira, non segnalerà mai, ma il 90% delle segnalazioni in comune sono a sportello. Quindi perché utilizzare Fix My Street? Usiamo un sistema che aiuti il comune interno per raccogliere le segnalazioni. Va bene. Per fare la marchetta falla proprio bene. Ripeti un attimo il tuo nome e la tua cosa, perché se capita... comuni-chiamo.com. In realtà altra frecciatina era messa nel documento programmatico, ma è stata cancellata. Ce la rimetteremo. Jason Boone, J-A-S-O-N. Jason e B-O-N. Facciamo la marchetta, ho twittato, un po' incavolato. Così ti aiuto. Una cosa sola. Anche 50. Sì. Noi abbiamo sul nostro sito raccogliamo segnalazioni di tutte le applicazioni. Sì. L'avete mandata? No, perché giustamente. Perché? Spiega loro. Spiega loro. Proprio per cercare di mettere in evidenza tutte le applicazioni utili per la gestione del territorio, abbiamo aperto una piccola call sul nostro sito di mandateci segnalazioni su applicazioni. Quindi stavo chiedendo a lui, voi l'avete mandata questa segnalazione?
La segnalazione non è stata inviata finché non abbiamo una massa di comuni interessante per pubblicizzarla. La cosa è solo che... Allora è difficile che la conosco. Ti spiego. Sì, esatto. Sì, sì, vabbè, no, non era quello. Specifico. Era che il documento programmatico che era open messo su internet, finalizzato, è stato... Ma non volevo polemizzare perché tanto è stupido. Nel senso. Sì. Allora, approfitto del fatto che ci hanno dato degli strumenti. Le smart city, come tutte le tecnologie, sono degli strumenti, poi non vengono usate. C'è un esempio tra di noi, ci hanno dato un cavalletto. Io sono Stefano Cristaldi, sono imprenditore Stefano Cristaldi e mi occupo di informatica e telecomunicazione e volevo dare una serie di risposte alle domande che sono state poste, una per ciascuno dei punti. Si è chiesto nel punto 1 consapevolezza di vivere in città, benissimo, con la società Simplo SPA, in questo caso un progetto che ho fatto con la mia società, abbiamo messo 39 pannelli informativi all'interno dei castelli romani, su una rete che nel 2008 avevamo realizzato per collegare tutte le varie palazzi dei diversi città, delle tre città dei castelli romani. Questi pannelli informativi non sono stati usati come nel centro di Roma per l'AGI, per dare comunicazione delle informazioni di news, ma sono stati usati per la provincia, la comunità montana e i comuni per dare le informazioni ai propri cittadini. Cioè per poter dare le eventi o le informazioni di servizio sul traffico o la problematica della neve, cioè qualcosa che quotidianamente si ha l'esigenza di avere in modo immediato, se no poi si andava con i pezzi di carta attaccati ai semafori che era più complicato. Secondo punto, coinvolgimento sui media digitali. Noi abbiamo iniziato sempre nel 2008 con la città di Palestrina una scuola media con dei professori